Un caro saluto a tutti voi, ai quali io voglio inviare con una modalità piuttosto nuova e insolita, almeno per me, alcune riflessioni su un tema che è quanto mai attuale in questo periodo di emergenza sanitaria, che poi diventa emergenza sociale e anche economica. Spero quindi di farvi arrivare il mio messaggio mentre insieme compiamo per qualche decina di minuti, forse un'oretta, un tuffo nel mondo classico. Il mondo classico che mi è capitato altre volte di sottolineare è considerato dalla maggior parte delle persone come qualcosa di assolutamente lontano da quello che è il nostro vivere quotidiano, oggetto da museo, ingessato in tanti stereotipi, e viene considerato destinato soltanto a pochi nostalgici, nei quali mi ci metto io per prima. Ma per validare questa affermazione dell'importanza del mondo classico, vi voglio leggere la nota introduttiva di Fenili a un testo molto bello di Carlo Pascal intitolato L'oltretomba dei pagani. Dice: Il mondo degli antichi non è fatto di morte farfalle da infilzare con gli spilli e da conservare nelle bacheche, ma propone considerazioni, riflessioni, idee attuali che appartengono alla sfera dell'essere e sono quindi sottratte alle vicissitudini del divenire. Ecco allora che il mio obiettivo questa mattina è duplice. Da una parte stabilire un ponte, un rapporto, un collegamento fra il mondo degli antichi e il mondo nel quale viviamo oggi, ma anche di stimolare un po' di sana curiositas, direi quasi di affetto nei confronti di questo mondo, di questi classici latini, che possono sicuramente contribuire alla nostra umanizzazione. Che non è, secondo il filosofo francese Roger Paul Drouat, dal quale cito, che non è un dato biologico della specie, ma è la disposizione morale verso la solidarietà nei confronti dei nostri simili, una qualità del legame fra le persone. Ecco allora che l'argomento che vi voglio andare a proporre riguarda appunto l'humanitas nei classici latini. E dei classici latini ho scelto e quindi citerò tre autori che mi sono particolarmente cari. Uno è un commediografo, si chiama Terenzio, il secondo è uno scrittore che sicuramente tutti conosciamo che va sotto il nome di Cicerone, e un altro è il mio filosofo di riferimento che è Seneca, e non può mai mancare nei miei interventi e nelle mie riflessioni. Però prima di addentrarmi nella tradizione latina, nei classici latini, dobbiamo fare un passo indietro, perché se Humanitas, l'Humanitas è il titolo appunto di questo mio intervento, è di chiara matrice latina, i concetti che stanno alla base sono invece di tradizione greca. E sappiamo tutti quanta importanza abbia avuto nella storia la cultura greca sulla tradizione latina. Pensate che Dionigi di Alicarnasso, che è uno storico greco, racconta addirittura che i gemelli più famosi della storia della leggenda Romolo e Remo siano stati allevati, sono stati allevati alla maniera greca. Dice: quando i piccoli furono svezzati, coloro che li avevano nutriti li portarono a Gabi, oggi Palestrina, affinché ricevessero un'educazione greca, e lì furono allevati, imparando le lettere, la musica, l'uso delle armi greche fino alla maggiore età. Nella cultura greca sono due i pilastri fondamentali che poi sfociano nella cosiddetta humanitas latina. Il primo concetto è la paideia. Paideia in greco significa educazione. Ed Isocrate, è uno scrittore del V-IV secolo avanti Cristo, ha sottolineato l'importanza dell'educazione, cioè della formazione umana, educere, tirar fuori da uno stato di ignoranza e di incompetenza,
Dicevo, l'importanza della formazione umana acquisita attraverso la cultura. E nel panegirico Isocrate scrive: l'uomo colto, ben educato, si eleverà alla saggezza e alla moralità a vantaggio della polis, cioè dello Stato. Atene è maestra della Grecia e dell'umanità tutta, in quanto ha rivelato all'uomo il valore della cultura, che è ciò che lo distingue dalle bestie. Ma ne discute anche Platone nella Repubblica e vi riporto in una slide quanto scrive leggendo, interpretando appunto e spiegando il passo di Platone, un saggio che è intitolato Filosofia della cura, un saggio che ho letto recentemente e che ho apprezzato in maniera proprio significativa. Scritto da Luigi Namortari, che è professore ordinario presso il Dipartimento di Filosofia, Pedagogia e Psicologia dell'Università di Verona. Platone, allora, nella Repubblica, spiega che la formazione si realizza autenticamente proprio quando, anziché essere concepita come una trasmissione di idee dal docente a chi apprende, si occupa di coltivare una precisa postura della mente, che consiste nello stare impegnata a interrogare le questioni essenziali, dalla cui disamina dipende il fare chiaro sui problemi del vivere. Si tratta di apprendere a tenere la mente voltata dalla parte giusta, e la parte giusta è costituita dalle domande essenziali, quelle che hanno a che fare con la ricerca del bene, cioè di ciò che è giusto, buono, bello fare, per dare forma a una vita buona. Ed è col tenere la mente salda in questa ricerca che si possono coltivare quelle virtù dell'anima necessarie per mantenere viva la ricerca di ciò che più vale, delle cose degne di valore. E sempre in questo saggio della Mortari, subito dopo, la professoressa cita, citando l'Etica Nicomachea di Aristotele, siamo sempre intorno al IV secolo a.C. come con Platone. Dice che Aristotele precisa che il bene nella vita umana si realizza quando si vive bene e si agisce bene, e aggiunge che vivere bene, il famoso eusen greco, e il fare bene, che invece è l'eupratein, sono la stessa cosa. E se si assume che agire bene significa agire secondo virtù, allora si può affermare che agire alla luce della passione per il bene, della passione per il bene, significa agire con virtù. Il bene dunque sta nel fare, nell'agire. D'altra parte, questo è un messaggio, è un concetto che troviamo anche nei Vangeli, in particolare nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù dice che è venuto su questa terra e che considera il suo cibo, fare la volontà di chi lo ha mandato. Accanto al concetto di paideia, siamo sempre ancora nel mondo greco, troviamo il concetto di filantropia. Filantropia è l'amore per gli uomini. Il concetto è stato enunciato dallo stoico Panezio e direi che è un'enunciazione molto chiara e significativa, perché per filantropia si intende amore per il genere umano nel suo complesso e per i singoli esseri umani accomunati, pur nelle differenze, da un'unica essenza universale. La filantropia allora è un sentimento di solidarietà, solidarietà nei confronti di chi è in una condizione di disagio oppure di inferiorità. E fra parentesi, vorrei sottolineare come questo concetto nel mondo greco trova spazio, si diffonde, si radica a partire soprattutto dal IV secolo, quando abbiamo la caduta delle polis greche che sono travolte dal disegno imperiale di Alessandro Magno, e quindi con l'avvento poi dell'impero macedone e la formazione degli stati, dei regni ellenistici, viene assolutamente a mancare il legame fra il cittadino e lo Stato. Il cittadino in questo momento si sente fortemente a disagio, smarrito, solo addirittura, perché è diventato un suddito. E perso quindi il legame con la vita politica, un legame che non è assolutamente indolore, l'individuo ripiega su se stesso e sul proprio individualismo. Cultura greca, quindi, che comincia ad andarsi ad innestare nella tradizione romana a partire dal III secolo a.C.
La riflessione sulla condizione umana caratterizza più che altro a partire dal secondo secolo. Per raggiungere poi il suo clou, il suo apice, anzi con una rilettura e una riproposizione del concetto di humanitas, con Cicerone siamo nel primo secolo avanti Cristo. Che cosa fanno gli autori latini? Gli autori latini superano un po' questa astratta filantropia dei greci e sostituiscono una forte esaltazione delle qualità umane, della capacità di costruire il proprio destino e di prendersi cura anche di quello degli altri. Quindi da una parte abbiamo presso gli autori latini un sentimento di dipendenza, di debito quasi nei confronti dei modelli greci, però i latini, e in questo Cicerone è maestro, esprimono un sentimento di orgoglio della propria originalità. Ma proprio per vedere la fusione, la presenza direi anzi, non la fusione, di questi due sentimenti, vi voglio leggere un passo dalle Tusculane Disputationes di Marco Tullio Cicerone. Il mio giudizio è sempre stato o che i romani abbiano scoperto tutto da soli, più saggiamente dei greci, o che abbiano perfezionato quello che da loro hanno appreso. Infatti, le consuetudini e le istituzioni concernenti la vita e così pure le questioni private e familiari, noi le custodiamo certamente meglio e in modo più splendido. E la vita politica, i nostri antenati, la seppero regolamentare con istituzioni e leggi migliori. Le qualità che noi possediamo per naturale disposizione e non per cultura, quelle non sono paragonabili né con la Grecia né con alcun altro popolo. Chi ha mai posseduto tanta serietà, tanta costanza, grandezza d'animo, onestà, lealtà, da potersi paragonare ai nostri antenati? Nella cultura e in ogni genere letterario, la Grecia ci superava, ma era facile vincere chi in questo campo non li contrastava. Ecco, in questo passo Cicerone richiama la memoria proprio andando a citare, ad elencare valori, quei valori tradizionali che nella tradizione romana vanno sotto il nome di Mos Maiorum, e sottolinea anche che il ritardo culturale dei romani non è dovuto ad un senso di inferiorità rispetto ai greci, ma al fatto che si sono fortemente impegnati nella vita pubblica. Adesso vediamo quindi come la cultura greca e quindi i due concetti che sono stati così accennati da me precedentemente, cioè il concetto di paideia e il concetto di filantropia, si vanno ad innestare nella tradizione romana. E dicendo tradizione significa che qualche cosa già c'era. C'era questo Mos Maiorum che non era assolutamente un codice scritto, ma era qualche cosa che si tramandava. Prima di entrare però nello specifico del Mos Maiorum per capire quella che era appunto tradizione romana, vi vorrei dire che questo desiderio di innesto, di fusione delle due culture non è passato inosservato ed è stato da qualcuno anche contrastato. Erano i cosiddetti i vecchi conservatori, coloro che dichiaravano la superiorità e quindi la necessità di mantenere isolato il mondo latino da qualsiasi altra cultura. L'antesignano, il capostipite, diciamo, di questa opposizione è Catone il censore. Però anziché leggervi una pagina magari seriosa, ho preferito alleggerire almeno per un momento questa mia esposizione e sono andata a prendere quello che dei greci e della cultura greca fa dire Plauto ad un suo personaggio nella commedia del Curculio. Il Curculio è il parassita del grano. Da sottolineare che Tito Macio Plauto è un commediografo, quindi si tratta di una rappresentazione teatrale dove le tinte naturalmente devono essere molto più accese e i personaggi spiccano anche con qualche volgarità di cui Plauto è
assolutamente maestro. Allora Plauto scrive: questi greci che vanno camminando intabarrati con la testa avvolta nel mantello e vengono avanti carichi di libri e si fermano e attaccano discorso e ti stanno tra i piedi e non ti lasciano camminare, fanno la ruota per strada con i loro paroloni e li vedi sgargarazzare al bar a tutte le ore, questi qua, se me ne trovo uno muso a muso, gli faccio uscire dalla pancia un peto con tutta la forza della zuppa che hanno mangiato. Perciò se ne stiano a casa. Favorevoli invece alla diffusione della cultura greca come strumento di crescita e di miglioramento, ma il miglioramento dei ceti dirigenti romani, perché a questi è indirizzata è indirizzato tutto questo messaggio, è il circolo degli Scipioni. Non dobbiamo andare a considerare il circolo degli Scipioni come qualche cosa di fisico, ma lo dobbiamo intendere come un ambiente culturale e politico frequentato da intellettuali che erano di provenienza greca e anche romana. Tutto questo, in questo ambiente si ruota attorno alla figura di Scipione Limigliano, che è il vincitore dei Cartaginesi nella terza guerra punica. Questo circolo quindi opera per allargare gli orizzonti culturali romani con l'apporto della cultura greca. Tradizione romana, che accennavo prima, adesso entro più nello specifico, era innestata sul tronco del Mos Maiorum. Dicevo prima che non si tratta di un codice scritto, è qualcosa che è stato trasmesso di generazione in generazione, può essere anche definito una morale laica, al servizio dello Stato, lo ribadisco, che raccomanda per esempio di restare fedeli alle proprie origini, di anteporre l'interesse della società a quello privato, di trasmettere ai figli le tradizionali abitudini di comportamento sociale e di considerare la famiglia depositaria dei valori morali. Cosa raccomandava questa morale? Si potrebbe fare un elenco e una disamina molto lunga. Accenno ad alcune qualità che l'uomo politico romano, il vero Romanus, non l'uomo, doveva possedere, doveva anche dimostrare, mettere in atto. Prima di tutto è la clemenza. La clemenza è, penso che la miglior definizione noi la troviamo proprio nell'opera intitolata De Clemenza di Seneca, il quale dice che l'indulgenza è l'essere d'animo moderato quando ci si potrebbe vendicare, oppure è essere più potenti ma miti verso i sottoposti quando si predispongono punizioni. Il Mos Maiorum raccomandava anche la continenza, cioè la moderazione, la temperanza, ma anche la fortitudo, e questo non è solo quando ci si trova in guerra, ma anche quando ci si trova in guerra con noi stessi. Siamo in guerra, tanti lo stanno dicendo in questo periodo, no? E nelle avversità della vita, quando occorrono la prestanza fisica, e i romani tanto tenevano alla prestanza fisica, ma serve anche la solidità mentale. E ancora venivano raccomandati l'onestas, l'industria, che è l'operosità, e la pietas. Mi è capitato altre volte di sottolineare come questo termine sia assolutamente intraducibile in italiano, perché investe parecchie aree. Prima di tutto investe l'area della famiglia, no? Quindi è l'amore verso i genitori, il rispetto, l'obbedienza, l'ossequio, tutto quello che intendiamo di buono all'interno della famiglia, ma significa anche amore verso la patria. E nell'amore verso la patria si deve assolutamente anteporre questa alla propria individualità, inoltre anche la subordinazione dell'uomo al mondo divino. E sappiamo tutti che per antonomasia che il pius è Enea, l'Enea di Virgilio. Per ultima, ma non ultima nel senso che il mio elenco possa essere esaustivo, è la virtus, che dapprima è intesa come forza militare, poi assume il concetto di virtù morale sulla scorta della rete greca. E un cenno alla famiglia romana: non dobbiamo intenderla come una famiglia nucleare nella quale siamo abituati noi oggi a vivere, non è nemmeno la famiglia patriarcale, quella che era in uso in Italia, in particolare nelle campagne, fino agli anni 50 e 60 del secolo scorso, è qualcosa di ancora più ampio.
Perché questo pater familias, che era un padrone assoluto, un'autorità assoluta nei confronti della moglie, nei confronti dei figli, dei nipoti, dei pronipoti, ma anche dei servi e anche degli schiavi. Ecco, questo pater familias con questa autorità poteva disporre di vita e di morte sui membri della propria famiglia, poteva decidere il riconoscimento dei figli. Oppure non farlo, come nel caso delle bambine, perché si diceva che queste, una volta diventate adolescenti e giovani, avrebbero costituito una spesa per la famiglia, in quanto bisognava fornire loro la dote. Che i figli rimanessero poi in casa o meno, non potevano assolutamente così trattare affari per conto proprio o possedere qualcosa se non avevano l'autorizzazione del padre. Fra questi figli c'erano anche le figlie. Dicevo quindi che molte venivano disconosciute proprio perché si pensava alla dote da pagare in futuro. Ma queste figlie, che prima dipendevano dalle autorità della padre, erano sottomesse, quindi come i maschi, poi, una volta sposate, dipendevano dalle autorità del marito. Diciamo comunque che nel mondo romano il marito riconosceva un potere, diciamo, alle mogli nell'educazione dei figli, ma per quanto riguarda i primi anni di vita. Questa donna comunque viene così rappresentata in maniera piuttosto curiosa da uno scrittore latino che è Augelio e che ha scritto le Noctes Attice. E che cosa racconta in un passo? Racconta che ai membri della famiglia, ai membri più stretti della famiglia, spettava lo ius osculi, cioè il diritto di baciare. Os significa bocca in latino. E mi è sembrato strano la prima volta in cui ho letto questa curiosità, perché sapevo, almeno da letture precedenti, che i romani non vedevano di buon occhio queste manifestazioni di affetto, soprattutto se erano pubbliche. Ma subito dopo ho dovuto ricredermi, perché viene spiegato che lo ius osculi spettava a questi membri stretti della famiglia per saggiare l'alito, diciamo, della donna per sentire se aveva bevuto, perché se aveva bevuto poteva essere che si sarebbe data, sarebbe caduta nell'adulterio. Pensate che la punizione per questo poteva essere addirittura la morte. Ma tornando ai valori raccomandati dalla Mos Maiorum, accenno soltanto al modo in cui questa tradizione veniva trasmessa di generazione in generazione, quindi di padre in figlio. Gli scrittori latini ricorrevano ai cosiddetti exempla, cioè venivano scelti dei personaggi conosciuti che potevano far parte della storia oppure del mito, ma prevalentemente della storia. Venivano attribuite a questi personaggi delle qualità particolari, annoverate appunto all'interno del Mos Maiorum, e attraverso delle citazioni, attraverso dei riferimenti alla loro vita, venivano esaltate le qualità. Due esempi. Il primo è quello di Cincinnato. Ricordiamo tutti che Cincinnato era un proprietario terriero, sta arando il suo terreno. Ad un certo momento arrivano i legati, i messaggeri, diciamo, gli inviati del Senato, e lo pregano a nome del Senato di venire a Roma immediatamente, perché Roma sta vivendo un periodo molto critico in quanto è assediata dalle popolazioni vicine. Cincinnato, senza nemmeno fare una piega, va a Roma, sconfigge, costringe gli equi ad arrendersi, però salva loro la vita. Ecco allora che di Cincinnato viene messa in risalto quella che era la clemenza così ben definita e descritta da Seneca. Questa sua autorità, che diventa però dopo autorevolezza. Perché? Perché non fa del male a nessuno. Vengono messi in risalto anche la sua energia, quindi la sua capacità di gestire le truppe, anche se non era il suo mestiere. Ricordo che lui torna poi
così senza alcuna rivendicazione, direi, no? Al lavoro dei campi dopo aver ricevuto comunque il trionfo. L'altro esempio che voglio portare è quello di Attilio Regolo. Attilio Regolo, siamo invece nella prima guerra punica, 264, forse, se ricordo bene, avanti Cristo, porta i Romani alla vittoria sulla flotta cartaginese, però poi nel momento delle offerte di pace combina una serie di gravi errori. Fatto sta che i Romani subito dopo vengono sconfitti, lui viene catturato e i cartaginesi lo inviano a Roma per richiedere la restituzione dei prigionieri. Il Senato si guarda bene dall'accettare e dall'accogliere questa richiesta. Attilio Regola aveva due possibilità, o quella di rimanere a Roma e niente gli sarebbe successo, oppure di ritornare fra i cartaginesi sapendo di mettere a repentaglio la propria vita. Ha scelto questa seconda opzione perché aveva dato la parola data. Dare la parola è importante tanto per noi, così come lo era per i romani, che la chiamavano fides, parola data. Chiuso questo inciso della tradizione latina sulla quale si va ad innestare la cultura greca, ho citato come ambiente culturale favorevole alla diffusione della cultura greca il Circolo degli Scipioni, e proprio al Circolo degli Scipioni apparteneva, aderiva, il nostro commediografo Publio Terenzio Afro. Siamo nel secondo secolo avanti Cristo. Terenzio ha una grande capacità perché sposta il concetto di humanitas dall'astrattezza del dibattito filosofico alla realtà della vita quotidiana. Difatti, i personaggi che vengono messi in scena e ai quali vengono attribuite qualità che rientrano nella cosiddetta humanitas, in questi personaggi tutti gli spettatori si possono riconoscere e possono condividere quindi con questi personaggi gli affetti, le sofferenze, i moti d'animo. Il clima naturalmente è sempre molto leggero perché siamo all'interno di una commedia. Cito due commedie in particolare, delle sei che abbiamo, che sono rimaste a nostra disposizione di Publio Terenzio Afro. La prima è L'Eutonti Monumenos, il punitore di se stesso. La cito per prima perché proprio all'interno di questa commedia noi troviamo quella frase che è stata utilizzata ampiamente dagli scrittori antichi, ma anche dagli scrittori moderni, che ancora sentiamo pronunciare qualche volta da qualche persona che ha reminiscenze latine. Quella frase è Homo sum humani nihil a me alienum puto. Siccome sono un uomo, dice, niente che riguardi l'uomo lo ritengo lontano ed estraneo a me. Non è il protagonista che esprime questa frase, ma è il suo vicino di casa. Comunque, il protagonista è Menedemo. Menedemo è un vecchio che lavora tutti i giorni nei campi, dalla mattina alla sera, addirittura anche nei giorni festivi, perché si vuole punire. Eutonti Morunus significa appunto punitore di se stesso. Che cosa ha fatto quest'uomo? Quest'uomo ha impedito le nozze del figlio Clinia con Antifila, che era una ragazza di umili condizioni. Questo aveva determinato l'allontanamento dalla famiglia di Clinia, ma ad un certo momento questo padre si rende conto di non dover continuare con quel modello di pater familias autoritaria, austero, ricattatore, anzi quasi, no, della tradizione latina. E anzi, lui diventa il portatore di una vera e propria denuncia dei limiti di questo modello pedagogico tradizionale. Quindi si autopunisce, scusate, perché appunto ha costretto il figlio ad andarsene di casa. Fra parentesi, il matrimonio dopo si farà. La frase viene pronunciata dal suo vicino di casa, che è Cremente,
il quale, quando lo vede sempre così impegnato nei campi, affaticato, tutto sudato, eccetera, è preoccupato più che curioso di questo strano comportamento del vecchio. E quindi, con la frase che ho appena citato, lui vuole sottolineare la concezione terenziana delle humanitas, che è intesa come attenzione nei confronti degli altri. E attento nei confronti degli altri non è soltanto cremete preoccupato per il comportamento del vecchio, ma e me ne demo per primo ad essere così attento nei confronti degli altri e capace di dimostrare e di manifestare dei sentimenti delicati e di vero affetto nei confronti del figlio, accetta lo smacco, non pensa più a se stesso, pensa ai problemi che ha creato al figlio e alla sua fidanzata, per cui si ritira dalla scena per lasciare poi la strada aperta ai due giovani. L'altra commedia che voglio citare è la commedia Ecira, cioè la suocera sempre di Publio Terenzio Afro. Qui c'è veramente un personaggio molto bello, una figura delicata, una figura sensibile. Il personaggio è quello della cortigiana Bacchide. Bacchide è davvero portatrice di una humanitas che trova la sua manifestazione più evidente nell'amore per gli altri. Ma lo stereotipo della cortigiana è quello di una donna di piacere, di una donna avida, di una donna sfrontata. Mentre, dicevo, Bacchide è una figura molto sensibile, una figura delicata. Nutre un amore veramente nobile, mi verrebbe dire, e profondo nei confronti di Panfilo, del quale per parecchio tempo è stata amante. Panfilo poi si sposa con Filomena. Ma Filomena è gelosa di Panfilo ed ha sempre un grande, è sempre presente in lei il timore che la tresca, diciamo, fra Bacchide e Panfilo continui. Che cosa fa allora Bacchide? Si reca dalla moglie, da Filomena, e la vuole rassicurare. Le dice che tra lei e Panfilo è tutto finito. Sentite che cosa le dice. Lui con me, finché è stato possibile, è stato buono, affettuoso e gentile. Il suo matrimonio è stato una cosa per me terribile, devo ammetterlo. Penso di non aver fatto nulla per meritarmelo. Se da uno hai avuto gioie, è giusto sopportarne anche le amarezze. Beh, questa frase è stata variamente commentata e interpretata perché i sentimenti sono fin troppo generosi per essere attendibili. Ma qualcuno ha voluto anche leggere qualche cos'altro dietro a questa frase. E si pensa quindi che Terenzio abbia voluto accentuare il lato più umano del personaggio per offrire l'occasione agli spettatori di riflettere sulla inattendibilità dei pregiudizi. Bacchide era una cortigiana. Da queste due brevissime citazioni spero che si riesca a capire che, pur essendo commedie e pur avendo scritto commedie, Terenzio ha inviato a noi un forte messaggio etico e tanti spunti di riflessione che sono centrati sulla condizione umana. Il secondo autore dei tre è Cicerone. Siamo nel primo secolo avanti Cristo. Ho detto prima che lo scrittore latino che rifonda il concetto di humanitas, inteso come rispetto verso l'uomo in quanto tale e come apertura nei confronti di tutti, è Cicerone. Nella visione di Cicerone troviamo sicuramente quei due cardini della cultura greca ai quali ho accennato, e cioè troviamo la filantropia, cioè la benevolenza verso il prossimo, verso l'umanità intera, in virtù della comune origine, ma troviamo anche la paideia, l'importanza della paideia, della formazione che si raggiunge attraverso l'istruzione e la cultura. Perché Cicerone rifonda questo concetto? Perché
ha saputo, oltre a far propria, diciamo, la tradizione greca, ha saputo anche ricavare un'etica propria da quelle che sono state le suggestioni provenienti da vari sistemi filosofici che così erano diffusi a Roma nella sua epoca. Non si è mai identificato comunque in nessun sistema filosofico, men che meno con l'epicureismo che andava in una direzione completamente opposta. Basta pensare che l'epicureismo suggeriva il late biosas, e cioè vivi nascosto, quando invece Cicerone diceva che l'homo diventa vir romanus, quando si occupa della cosa pubblica e lavora a favore della cosa pubblica. Che cosa ha fatto comunque di questi sistemi filosofici? Ha stabilito un criterio di gradimento e di selezione. In che cosa consisteva? Consisteva nel considerare di ciascuna teoria, di ciascun sistema filosofico, l'effettiva utilità e l'effettiva applicabilità a un programma di rifondazione della res publica romana. Ecco allora che arrivato a rifondare anche il concetto di humanitas, perché se da un lato, così come abbiamo visto in Terenzio, pur nella commedia e non in uno scritto etico, come Terenzio dicevo, Cicerone valorizza ottimisticamente le qualità dell'uomo, insistendo sul rispetto che si deve all'uomo in quanto tale, in virtù della comune origine della natura umana, e dall'altro però salda l'idea di umano con quella di umanistico, intendendo per humanitas quell'equilibrio, quell'affabilità, quella cordialità nel trattare con il prossimo che si desumono dalla cultura e dalla frequentazione degli autori classici. Gli scritti, quindi, degli autori classici non devono soltanto delectare, e cioè costituire il diversivo nel momento dell'ozium, no? Quindi del riposo, ma devono anche prodesse, cioè devono insegnare, perché devono comunicare un contenuto etico e naturalmente devono anche muovere, cioè devono commuovere, devono entrare dentro di noi perché entrino in circolo e mettiamo in atto questi messaggi. Pensate che in una bellissima orazione di Cicerone, il Pro Archia, Cicerone sottolinea la funzione insostituibile della cultura, strumento di crescita civile e nobile nutrimento dello spirito, con queste parole. Le altre occupazioni non vanno bene per tutte le età né per tutti i luoghi. Questi studi, cioè le umane lettere, nutrono l'adolescenza, procurano diletto alla vecchiaia, adornano i momenti belli, danno rifugio e sollievo ai momenti brutti, danno piacere in casa, passano la notte con noi, ci seguono nei viaggi, stanno con noi in campagna. Ma un passo per capire ancora meglio questo rifondare il concetto di humanitas lo troviamo in un'opera che è di argomento etico, che è intitolato De Officiis. Officium è il dovere, il compito. E qui vengono elencati quelli che sono i requisiti imprescindibili per il vir romanus, cioè per il politico romano ideale, per colui che deve provvedere alla gestione dello Stato, quindi quelli che nel mondo romano si chiamavano gli optimates. Alcuni hanno definito in maniera anche simpatica il De Officiis come il Galateo della classe dirigente, mentre i detrattori di Cicerone hanno messo in risalto qualche cos'altro di quest'opera, e cioè che sia un'opera quasi definita intollerante, perché è dominata dalla radicale chiusura nei confronti dei ceti meno abbienti. I detrattori dicono anche che Cicerone abbia scritto in maniera così molto autoritaria e molto superba, cosa che insomma faceva parte anche del suo essere. Un passo comunque del De Officiis è intitolato Non fare male al prossimo. Il sottrarre qualche cosa a un altro, il fare il proprio vantaggio con svantaggio altrui è più contrario alla natura che la morte, la povertà,
il dolore e gli altri mali che possono venire al corpo o ai beni esteriori, poiché mina le basi della vita comune e della società umana. Se infatti fossimo disposti a offendere e a spogliare i nostri simili per il nostro proprio vantaggio, si distruggerebbe ciò che è massimamente conforme ai principi naturali, il consorzio umano. Allo stesso modo che se un membro del nostro corpo pensasse di poter essere più sano, traendo a sé il vigore del membro vicino, tutto il corpo verrebbe necessariamente a indebolirsi e a perire, così, se ciascuno di noi traesse a sé i vantaggi degli altri, sottraendo a chiunque potesse per propria utilità, la società umana andrebbe necessariamente in rovina. È quindi assurdo affermare, come alcuni fanno, che non toglierebbero mai nulla al proprio padre o al proprio fratello per avvantaggiare se stessi, mentre si regolerebbero in altro modo con gli altri cittadini. Questi non ammettono che esista un vincolo fra loro stessi e i concittadini per la comune utilità. E questo principio manda in rovina ogni civile associazione. Quelli invece che ammettono questo rispetto per i cittadini, ma non per i forestieri, distruggono la società umana e insieme a questa la beneficenza, la liberalità, la bontà, la giustizia. Cosa ci dice quindi Cicerone? Cicerone ci dice che il prossimo non è il prossimo vicino, il parente o l'amico, ma è tutto il genere umano. Al genere umano appartiene anche lo straniero. E vedete come continua con questo concetto di generosità e di humanitas anche nella epistola ad Aquintum Fratrem. Siamo sempre con Cicerone che scrive al fratello Quinto, il quale sta per partire per la Grecia dove ricoprirà un importante incarico di governo, e gli scrive: impegnati con tutto il cuore e con lo zelo a te consueti ad amare, proteggere e beneficare in ogni modo coloro che il Senato e il popolo romano hanno assegnato a te. Anche se la sorte ti avesse messo a capo degli africani o dei galli, popoli barbari, sarebbe stato compito della tua humanitas badare al loro benessere e impegnarti per i loro interessi e la loro sicurezza. Ma se noi esercitiamo un potere su quel genere di uomini ai quali è connaturata la stessa humanitas e dai quali è stata trasmessa agli altri, qui sta parlando dei greci, certamente dobbiamo restituire loro il più possibile di quanto abbiamo da loro ricevuto. Perciò, oltre alla normale lealtà doverosa verso chiunque, è evidente che dobbiamo manifestare volentieri ciò che abbiamo appreso, soprattutto a coloro che ci sono stati maestri. Quindi un grato riconoscimento alla cultura greca che si è innestata nella tradizione romana. E arriviamo al terzo autore, il mio prediletto, lo stoico Lucio Anneo Seneca. Nasce nell'ultimo decennio del primo secolo avanti Cristo in Spagna, a Cordova, ma viene ben presto a Roma e frequenta le migliori scuole di filosofia, perché, come tutti coloro che frequentavano queste scuole, cerca un sollievo alla vita quotidiana. Diventa addirittura, lo sappiamo tutti, il precettore di Nerone, ma nel momento in cui si accorge di aver perso influenza su questo giovane che sta diventando quel Nerone mostruoso della storia, egli si ritira a vita privata. Sappiamo tutti anche che si dà la morte volontariamente, siamo nel 65 d.C., prima che arrivino i sicari di Nerone, sicari che lo dovevano uccidere perché? Perché Nerone era convinto che anche Seneca avesse partecipato ad una congiura contro di lui, che è la congiura dei pisoni, mentre da ricerche successive si dice che egli non ha assolutamente partecipato. Vi voglio leggere come Tacito negli Annales racconta gli ultimi momenti di vita di Seneca. Seneca si volse agli amici dichiarando che lasciava loro la sola cosa e però la più bella che possedeva, l'immagine della sua vita. Se di questa avessero voluto conservare il ricordo, avrebbero potuto conseguire la gloria della virtù come compenso di una amicizia tanto fedele. Beh,
Cicerone non vuole assolutamente erigere, mi viene in mente in questo momento un verso di Orazio, Exegi monumentum aere perennius, non vuole erigere un monumento a se stesso, non si vuole erigere nemmeno a modello di sapiente, però vuole lasciare una traccia, un'indicazione di percorsi possibili per chi lo voglia seguire sulla stessa strada. E nello stoicismo, naturalmente, il saggio è colui che conosce, che pratica la virtù, che diventa educatore e che quindi insegna ad apprendere l'arte di vivere. Diciamo che questo stesso discorso lo potremmo applicare alla lettura di un libro che racconta la vita di un santo. Lì non c'è soltanto una celebrazione agiografica, ma lì c'è la prova concreta che la santità, per esempio, è umanamente possibile per tutti. E quindi sono umanamente possibili anche quelli che sono i consigli di Seneca, che cerca di farci apprendere appunto l'arte di vivere dicendo questo. Dum differtur vita transcurrit, cioè la vita passa mentre noi continuiamo a rimandare le cose perché pensiamo che il tempo sia infinito, invece il tempo a nostra disposizione è finito. In un passo dell'Epistola ad Lucilium Seneca dice che non parum tempo risabemus, sed multum perdimus, cioè ne perdiamo molto, non è che ne abbiamo poco. Bisogna divenire quindi padroni del nostro tempo e Seneca ci dice serva tempus, cioè rispettalo, conservalo il tempo, tienilo il tempo, vivilo il tempo, recede in te, ma trova il tempo anche per meditare. Direi che qui possiamo sicuramente parlare di coscienza, di consapevolezza che ci suggerisce Seneca. Ma se non dobbiamo perdere tempo, dobbiamo sfruttare anche ogni istante di questo tempo. Per fare che cosa? Prima di tutto dobbiamo fare una conversione, cum vertu, una svolta radicale impressa alla nostra vita, procedere verso la virtù, quindi migliorare noi stessi. E Seneca ci dice, vindica te tibi, cioè rivendica a te stesso il possesso di te stesso. Non lasciarti vivere, sopraffatto magari dall'egoismo individuale, ma agisci per il bene comune. E vado a riprendere sempre un passo dalla filosofia della cura di Luigina Mortari, un passo che ho davvero molto apprezzato e che dice: per quanto delicato e intenso possa essere il nostro prenderci a cuore del nostro essere, tale impegno ha il limite di non bastare, perché noi siamo esseri relazionali e in quanto tali siamo bisognosi degli altri. La vita non è un evento solipsistico, poiché è sempre intimamente connessa alla vita degli altri. Per l'essere umano vivere è sempre convivere, poiché nessuno da solo può realizzare pienamente il progetto di esistere. Nell'Etica Nicomachea, Aristotele parla dell'essere umano come di un ente per natura politico, cioè qualcuno che sta con i molti altri, i polloi greci. Allora, dobbiamo superare ogni visione, Seneca lo dice lui per primo, una visione utilitaristica e ristretta, e dobbiamo essere pronti ad aiutare gli altri. Ecco che allora abbiamo la famosa frase di Seneca, iuvare mortalem, cioè metterci a disposizione degli altri, perché, l'ho ricordato qualche altra volta, Seneca dice che facciamo parte tutti di una volta di pietra. E Seneca aggiunge anche subito dopo lo iuvare mortalem che vive colui che è utile a molti, vive colui che sa utilizzare se stesso. Quelli che invece rimangono nascosti e languiscono stanno nella loro casa come in un sepolcro. Di Seneca ho voluto riprendere un passo dell'Epistole ad Lucilium, la quinta et nonagesima, dove scrive: mettiamo i nostri possessi in comune, siamo nati in un mondo comune. La nostra società è quella volta di pietra, è del tutto simile a una volta di pietra, che è destinata a crollare se le pietre non si sostenessero a vicenda, proprio per questo si sostiene.
Quindi di ciascuna, di questa volta di pietra, ciascuna pietruzza, anche la più piccola, la più nascosta, la più recondita, è determinante perché la volta di pietra stia in piedi. E nella quinta etanonagesima, sempre, scrive Seneca: tutto quello che vedi, tutto ciò che racchiude la natura umana, tutto ciò che racchiude la natura umana e la natura divina, forma un tutt'uno solo. Noi siamo membra di un unico corpo. Allora, qual è il messaggio? Il messaggio è che lo sforzo di perfezionamento individuale, perché lo dobbiamo fare questo sforzo, acquista dopo un valore civile e poi diventa anche un valore universale. E questo è l'umanesimo senecano. Di questa volta di pietra fanno parte anche gli schiavi, verso i quali Seneca raccomanda di tenere un atteggiamento corretto, da rispettarli nella loro dignità umana, ecco ancora la sua humanitas. Pensate che siamo nel primo secolo avanti Cristo, quindi poco prima che Seneca scrivesse quello che poi andremo a leggere. Varone Reatino, quale ha scritto la De Re Rustica, dice che ci sono tre strumenti per coltivare la terra. Il primo strumento è un instrumentum mutum, cioè privo di voce, ed è il carro, l'aratro, il carro da trasporto. Il bue è il secondo, che è un instrumentum semivocale, cioè dotato solo parzialmente di voce. Esiste poi un altro instrumentum, che è il vocale, attrezzato di voce, ed è lo schiavo. La conferma quindi che nel mondo dei romani gli schiavi erano ritenuti delle cose e si poteva diventare schiavo o lo si era per nascita, oppure lo si diventava per i debiti, oppure perché si era prigioniero di guerra. Sentite cosa scrive in maniera compiaciuta anche al suo Lucilio Seneca. L'epistola è l'Alteret Quadragesima. Con molto piacere ho appreso da persone provenienti da lì, cioè da casa tua, che tu hai un comportamento molto cordiale con i tuoi schiavi. Ciò si addice alla tua saggezza e alla tua educazione. Ma sono schiavi, si ripete da più parti. No, sono prima di tutto uomini. Sono schiavi? No, compagni di vita. Sono schiavi? No, umili amici. Sono schiavi? No, compagni di schiavitù, se pensi che la fortuna ha lo stesso potere su di essi e su di noi. Mi preme una doverosa sottolineatura, cioè Seneca non propone l'abolizione della schiavitù, perché gli schiavi, sappiamo benissimo, erano importantissimi, erano fondamentali per il funzionamento della società romana. Mi viene in mente un riferimento al mondo nostro dei braccianti agricoli, di cui adesso si sente fortemente la mancanza. L'affermazione, allora, per tornare a Seneca, dell'uguaglianza tra gli uomini si colloca su un piano filosofico e sul piano morale, non sul piano politico. Ma prima di chiudermi voglio anche soffermare su un altro passo di Seneca, sempre delle Epistole ad Lucilium, e la quinta e nonagesima, quello che parla della fratellanza e che ci fa capire ancora meglio il concetto, la natura dell'umanesimo senecano. Seneca scrive: ecco un altro problema. In che maniera ci si debba comportare con gli uomini? Cosa facciamo? Quali insegnamenti diamo? Insegniamo a risparmiare il sangue umano. Che piccola cosa è non nuocere a colui al quale si dovrebbe giovare. È davvero un gran merito se un uomo imite con un altro uomo. Insegneremo a porgere la mano al naufrago? A mostrare la strada a chi si è perso? A dividere il proprio pane con chi ha fame? Tutto ciò che vedi e da cui cose divine e umane sono racchiuse è un tutt'uno. Siamo le membra di un grande corpo. La natura ci ha messi al mondo fratelli, generandoci dalle stesse origini e per gli stessi fini. Essa ci ha infuso reciproco amore e ci ha resi socievoli. Quella ha stabilito l'equo e il giusto. Secondo i suoi dettami, è più triste fare il male che subirlo. Secondo il suo comando, le mani siano pronte verso coloro che devono essere aiutati. Ti sia nel cuore e sulle labbra il famoso verso: sono un uomo, nulla di ciò che è umano giudico
scusate, a me è strano. Teniamolo presente. Siamo nati per stare insieme. Voglio chiudere queste mie riflessioni con una citazione da Cicerone, dal De Officiis, il quale dice: l'uomo che gentilmente mostra la via al viandante agisce come se accendesse una luce dalla sua luce, né splende di meno per lui, pur avendola accesa a quell'altro. Grazie per la vostra paziente attenzione.